Ieri giornata di impegni sotto il profilo protocollare molto molto importanti. Uno di questi riguarda in particolare un'intesa a tre regioni insieme, ed erano ieri infatti insieme il vicepresidente della regione Basilicata, nonché assessore al turismo e attività produttive Marcello Pittella, ma anche il governatore della regione Calabria Giuseppe Scopelliti e l'assessore pugliese al ramo Silvia Godelli, hanno chiuso un lavoro portato avanti nei mesi scorsi dai loro funzionari, dai loro alti dirigenti, per un momento che porti al superamento di approcci frammentati nella gestione delle politiche turistiche. Abbiamo con noi a telefono il vicepresidente Marcello Pittella. Benvenuto Pittella. Grazie a lei, ben trovato, grazie anche agli ascoltatori. È sempre un piacere sentirla. Cosa avete sottoscritto ieri, Pittella? Un accordo quadro tra le tre regioni che sostanzialmente sancisce la volontà ad investire in maniera condivisa sul turismo, sui turismi, in particolare per le preziosità del Golfo di Taranto. Dunque una sinergia irrobustita, vorrei dire ritrovata, tra le tre regioni, che comprendono sostanzialmente il valore delle bellezze, non solo del mare, ma delle bellezze che quella fascia, diciamo, propria del Golfo di Taranto possiede, e la necessità di affidare, diciamo così, alla convergenza proprio, quindi alla strategia che mettono in campo le tre regioni, il valore aggiunto per catapultare queste bellezze nel mondo. Ecco perché l'intesa e l'accordo quadro. Anche perché mi sembra importante soprattutto superare, lo dite proprio voi nel documento, gli approcci frammentati. Perché? Perché se no ci si sovrappone, se ci si coordina si lavora meglio. Ma non possiamo più attestarci sostanzialmente ad un turismo e su un turismo di spontaneità. Abbiamo bisogno di creare le condizioni di sistema, e per farlo dobbiamo unire le forze e dobbiamo mettere a valore beni che ci accomunano anche alle altre regioni, e la Basilicata ha fatto un po' la locomotiva in questo senso, insieme allo stimolo che da molti versanti delle tre regioni ci giunge proprio dall'imprenditoria di settore. Per cui una combinazione felice di collaborazione istituzionale ed una spinta altrettanto felice e virtuosa dell'imprenditoria di settore. Mi sembra che sia la combinazione vincente in un momento per quanto difficile, ma importante per lo sviluppo, per la prospettiva, per il decollo della nostra regione e delle nostre regioni. Anche perché, Assessore, si profila la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 nel settore. E secondo me arrivare insieme significa avere molte chance in più. Non v'è dubbio, c'è un'azione che recupera le strategie e le priorità che l'Europa ci consegna, non solo con dote finanziarie, ma anche con appuntamenti specifici, e il turismo, la salute non solo umana, ma la tutela dell'ambiente sono, diciamo, priorità nell'agenda politica europea, e lo sono anche per le nostre regioni. Quindi il mare pulito, l'ambiente, voglio dire, la salute alimentare, la sicurezza alimentare, quindi i nostri percorsi enogastronomici e la qualificazione delle bellezze monumentali, architettoniche, storiche e naturalistiche fanno di queste tre regioni, secondo me, il valore aggiunto, secondo noi il valore aggiunto, per cui noi dobbiamo giocarci questa sfida e questa carta che a nostro giudizio può essere vincente. Anche perché, Assessore, partendo dalla costa avete anche contemplato l'entroterra e le aree limitrofe, quindi ci si spinge all'interno anche nell'azione congiunta. Noi dobbiamo considerare le tre regioni come un unico sistema turistico, e dunque non solo il mare e la costa, ma anche l'entroterra con le sue bellezze, con i suoi sapori, con le sue montagne, con le sue aree protette, diciamo l'intero, come le forziere di tesori delle nostre regioni, anche nell'entroterra deve essere messo in rete, e noi immaginiamo anche la costruzione di veri e propri itinerari che dal mare
recuperano l'entroterra, visitano le bellezze dell'entroterra, degustano le qualità e i prodotti tipici dell'entroterra e vengono anche catturati da percorsi itinerari, certo, diciamo, significativi, turistici, e recuperano anche una grande attenzione rispetto ai grandi attrattori, soprattutto di cui la Basilicata diciamo, è dotata, non ultimo il volo dell'Aquila inaugurato 2 giorni fa a San Costantino Albanese. Insomma, c'è tanto ancora da lavorare, ma mi sembra un passo avanti significativo rispetto ad una strategia e la consapevolezza, mi perdoni solo questa battuta finale, la consapevolezza della Regione Basilicata e delle altre regioni confinanti di lavorare insieme. Insieme possiamo farcela, insieme possiamo elevare molto il brand del Meridione d'Italia. Anche perché, e la tratterrò ancora un po', anche perché, assessore, c'è anche il discorso della valorizzazione ambientale, ma questo significa anche tutela ambientale. Insieme si può tutelare meglio il territorio. Ma guardi, non v'è dubbio, noi siamo chiamati, diciamo, ad una sfida essenziale, lo siamo chiamati dall'Europa. La tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare e la prevenzione dei rischi naturali sono 3 direttive prioritarie nella programmazione europea 2014-2020. Noi siamo chiamati a recepire queste 3 direttive e abbiamo dotazione finanziaria mirata. Il turismo non voglio dire, non può prescindere dalla tutela dell'ambiente. Certo. Dalla sicurezza alimentare, per cui noi costruiamo un tutt'uno per mettere a valore peculiarità dei nostri territori e, diciamo, una lungimirante programmazione europea che si accompagna anche con una cospicua dote finanziaria. Sicuramente, mi sembra un virtuosismo. Sicuramente in questo percorso una delle, come dire, dei nemici, tra virgolette, da sconfiggere insieme è la stagionalizzazione del turismo. Abbiamo questo limite in tutte e 3 le regioni, immagino. Non c'è dubbio. Per la verità è un limite che tocca quasi tutte le regioni ormai d'Italia, stando ai numeri. Volendo pensare al Mezzogiorno d'Italia, sicuramente sì, è più pronunciato. Noi dobbiamo allungare le stagioni, per farlo dobbiamo diversificare l'offerta turistica migliorandone la qualità, e lo dobbiamo fare nei vari turismi, quello culturale, quello della montagna, del mare, quello dei beni monumentali, lo dobbiamo fare attraverso la valorizzazione del turismo religioso, cioè specializzare anche il settore privato o aiutare a specializzare il settore privato verso verso una diversità di offerta turistica. E lo facciamo insieme, lo facciamo creando le condizioni per un marketing comune, per vendere le offerte comuni. Io penso che sia, insomma, da salutare con una sottolineatura positiva ciò che abbiamo messo in campo. Immagino che in tutto ciò si trovi spazio per, come dire, mettere un altro tassello anche nel protocollo, non direttamente nel protocollo, ma nel percorso complessivo a favore di Matera, capitale europea della cultura 2019. Ma Matera, capitale, è al centro della nostra azione regionale, e perché no, questo accordo quadro sostanzialmente irrobustisce quel percorso. Matera si gioca insieme a tutta la Regione Basilicata una partita importantissima. Noi stiamo cercando di potenziarne il percorso che ci conduce verso quell'appuntamento in tutti i modi, con sostegno anche molto pronunciato da parte della Regione Basilicata e anche con una convergenza verso tale obiettivo di tutti i comuni che, voglio dire, a corollario accompagnano Matera verso quell'obiettivo. Mi sembra che l'amministrazione stia lavorando alacremente con il comitato in maniera abbastanza significativa, positiva, puntuale, e questo accordo quadro può significare nell'inizio della prossima programmazione il recupero anche di risorse, oltre che di opzioni strategiche, che possono andare a sostenere quella candidatura. Assessore, le rubo ancora un minuto per un altro protocollo, visto che ci siamo, citiamolo. Prego. Ieri avete sottoscritto un'altra azione importante a favore degli ammortizzatori sociali in deroga, giusto? Sì, sì, sì. Noi abbiamo sottoscritto un'intesa con i sindacati
perché gli ammortizzatori in deroga possano essere prorogati a tutto il 2013. Ovviamente noi abbiamo una parziale copertura finanziaria che abbiamo già garantito e assicurato, e stiamo chiedendo fortemente al Governo nazionale di contribuire immediatamente a coprire l'intero 2013. A questo ovviamente si aggiungono politiche attive del lavoro, un pacchetto lavoro più complessivo e articolato, di cui mi farebbe piacere parlare in uno all'assessore alla formazione Falottico, perché lo stiamo condividendo in un prossimo appuntamento. Io credo sicuramente importante, le assicuro. Lo faremo sicuramente. Intanto volevo almeno citare quest'altro evento protocollare, visto che c'era quello sul turismo, e l'assessore era presente anche, perché il suo ramo, a quello per gli ammortizzatori in deroga. Ringraziamo l'assessore regionale, nonché vicepresidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, per essere stato con noi, per averci dato il quadro complessivo di questi due protocolli, uno per lo sviluppo del turismo ionico su tre regioni, l'altro per gli ammortizzatori sociali in deroga, e gli auguriamo buon lavoro. Grazie ancora. Grazie Ricambio, e grazie per il servizio che offrite alla nostra regione e non solo. Grazie, gentilissimo. Alla prossima. Alla prossima, arrivederci.